Cari amici trader, buongiorno. Domenica 21 gennaio. Adesso facciamo l'analisi sulle Forex, cross, indici e commodity. Ricordo ancora una cosa importante: vediamo il calendario. Questa settimana ci sarà il meeting della Bank of Japan, parlerà Kuroda e ci saranno i tassi di interesse. Settimana piena di dati, ma adesso andiamo a vedere il nostro calendario. Come potete vedere qui, ve lo faccio vedere subito, eccolo qua, 23 gennaio ci sarà Bank of Japan e ricordo che la settimana dopo ci sarà il tasso di interesse sulla Federal Reserve, ma concentriamoci a questa settimana. Come potete vedere lunedì non c'è niente di interessante, martedì guardate qua, 23 gennaio, rapporto sulla velocità della Boj, la banca si chiama della banca giapponese, decisione sul tasso di interesse, vedete, poi abbiamo la rivelazione ZEV, molto importante questo dato qua alle 11, poi abbiamo di importante niente di oltre, qui ci vedo scorte di petrolio ma mi sembra che c'è un errore. Poi martedì abbiamo, guardate qui, anche qui indice dei detentori degli acquisti, dato che mi sembra invariato, e soprattutto sulla sterlina, vedete che qui abbiamo l'indice dei salari medi che sembra invariato e la variazione richiesta dei sussidi di disoccupazione che è in negativo. Staremo a vedere cosa succederà. Poi abbiamo le vendite di abitazioni esistenti che è in positivo e le scorte di petrolio. Poi giovedì, ricordo ancora qua, IPC trimestrale della Nuova Zelanda che è in negativo, vedete qua. Poi giovedì vedete che abbiamo l'indice IFO, 117 dovrebbe rimanere invariato, poi c'è tasso su deposito e solo il tasso di interesse. Vediamo, vado solo a ricontrollare la BCE perché mi sembra strano che c'è il tasso di interesse. Ah, scusate, infatti, 25 gennaio c'è il tasso di interesse della BCE. Perdonatemi, allora ci sarà, vediamo cosa succederà sull'euro-dollaro. E poi abbiamo le vendite generali al dettaglio qui 0,8 che rimane invariato. Molto importante, conferenza stampa della BCE, vendite di nuove abitazioni, anche questo dato molto importante che qui sembra negativo. E poi venerdì chiudiamo con il PIL trimestrale sulla la sterlina 0,4 che qua rimane, sembra in leggero calo. Vediamo se sarà così. Poi ci saranno i principali ordini beni durevoli, che è molto importante, c'è il PIL che è negativo e poi l'indice dei prezzi di consumo del Canada. Come potete vedere, una settimana abbastanza piena di informazioni. Adesso andiamo a vedere sui nostri grafici e iniziamo da Euro USD per la settimana entrante. L'analisi lo faccio sulla candela daily dove abbiamo i nostri cicli. Allora, come potete vedere, sul daily siamo quasi a metà ciclo, vedete che siamo qui a metà, siamo nel momento della discesa, ha formato questa pin bar, siamo all'interno della nostra candela madre che è questa, qui abbiamo un forte supporto, però il trend per il momento del mese e 2 mesi resta a long. Se andiamo a vedere Euro SD eccolo qua, sui cicli inferiori, cosa ci accorgiamo? Ah, ci vediamo che l'euro-dollaro si trova attualmente su questo supporto, vedetelo qua, ve lo metto qui per fare approssimativamente, vedete che siamo su questo forte supporto, qualora dovrebbe romperlo, dovrebbe andare a prendere questa qua gialla. Il trend, a mio giudizio, è negativo, cioè short, anche se premetto,
trend a 8 giorni resta long, vedete che qui sta per girare la media e anche la media, come si chiama, a un giorno laterale, media 2 giorni laterale, ma sembrano di girare, e anche la media a 4 giorni. Qui al momento dobbiamo vedere lunedì cosa succede. Se dovesse a mio giudizio bucare questo, potrebbe andare a prendere la gialla, cioè questo supporto giallo, però lunedì generalmente è meglio aspettare. Poi soprattutto abbiamo una notizia importante, che questa settimana ci sarà il dato sui tassi di interesse. Poi andiamo a vedere adesso la sterlina, GBP USD. Sterlina, come potete vedere, dopo aver fatto questo, vedete qui, doppio massimo, siamo sempre al rialzo, perché vedete che sia tutti i cicli sono al rialzo. Vado a vedere anche quello di un anno, vedete che eccolo qua, al rialzo. Qui, qualora per il momento, su chi lavora sul lungo termine, sconsiglio di aprire al momento posizioni short. Se invece andiamo a vedere la sterlina sui cicli inferiori, che è quello che interessa a noi, cosa vediamo? Vediamo che la sterlina sì, ha fatto un massimo qua maggiore del massimo che aveva fatto il 17 di gennaio, però vedete che stanno per girare le medie, vedete che anche qui vedete la 4 giorni sta a girare, sempre l'8 giorni. Qui se non supera come si chiama, questo supporto a 1,38842, suggerisco di aspettare. Lunedì generalmente è meglio aspettare. Attenzione che qualora dovesse romperlo, allora potrebbe andare a prendere qui il supporto di colore giallo a 1,37. Aspettiamo prima di tutto chiaramente l'incrocio prima di entrare short. Long per il momento suggerisco di non entrare long al momento per chi lavora sul breve termine. Poi andiamo a vedere lo yen. Come abbiamo detto prima, sullo yen abbiamo i tassi di interesse. Vedete che lo yen al momento è short, vedete che tutte le due medie sono short. Qui, qualora dovesse rompere questa trend line, allora potremmo vedere lo yen crollare. Vedete che lo yen, vado a mettere qui un prossimo target che potrebbe andare a prendere qui su questo, eccolo qua, su questo supporto a 108-859. Però al momento aspettiamo, andiamo a vedere i cicli più piccoli, perché è quello che interessa a noi. Sui cicli più piccoli vedete che è andato a fare, dopo aver toccato questo minimo del 19 gennaio, vedete che è ritornato a fare il pullback su questa forte resistenza. Io avevo detto che finché non supera il supporto giallo a 111,073, inutile fare posizioni long, ma soprattutto quello che dovete tenere in mente, che il ciclo 8 giorni, guardate, è short, il ciclo 1 giorno short, il ciclo a 2 giorni short, il ciclo a 4 giorni per il momento sembra laterale. Qui al momento suggerisco di stare flat, vedere cosa succede lunedì o aspettare prima il meeting della Banca of Japan. Andiamo a vedere adesso il dollaro canadese. USD CAD, che è molto importante, eccolo qua, USD CAD. Vedete che il dollaro canadese al momento si trova in questa fase laterale. Vedete che qui lo vado a segnare, che a me piace segnarle, lo andiamo a segnare con questo colore. Vedete che siamo in questa fase molto ferma. Eccola qua. Qui al momento suggerisco che di non aprire sul lungo termine posizioni long. Vedete che le medie ci stanno segnando lo short, vedete che ha incrociato
long, penso che fino a che non c'è l'incrocio, meglio aspettare. Se andiamo a vederlo sui cicli più piccoli, cosa ci accorgiamo? Vedete che il dollaro canadese, dopo aver fatto questa fase qui, vedete, laterale, partito al rialzo, ha superato, vedete qua, nelle ultime ore ha fatto qua un doppio massimo, vedete che ve lo vado a segnare, doppio massimo, vedete qua. Eccolo qua. Al momento cosa sta succedendo? Sta succedendo che il dollaro canadese sta andando al rialzo. Vuol dire che il ciclo a un giorno, ciclo a 2 giorni e ciclo a 4 giorni sono al rialzo. Vuol dire che qualora dovesse rompere questo doppio massimo, allora potremo aspettarci il pullback a 1,23, 25,313 e a questo momento qui potrebbe essere partito un ciclo 2, se non mi sbaglio. Andiamo a vedere com'è la situazione. Proviamo a vedere approssimativamente com'è qui la situazione. Vado a vedere quante sono le candele qua, 196 sono molte. Potrebbe aver chiuso qua il ciclo qui a 171, fatto un'aritmia. Qui è possibile che adesso siamo ancora nel ciclo long, vedete? Qui qualora ti dico, se dovesse rompere 1,25080, si potrebbe tentare un long con un piccolo stop fino a 1,25330. Al momento ciclo è long. Tutti e 3 cicli ci abbiamo la conferma. Poi andiamo a vedere adesso Australian dollaro AUD USD. Allora, l'Australian dollaro molto interessante, guardate sul ciclo a lungo termine, vedete che siamo ancora long. Ha fatto superato qua, ha fatto un nuovo massimo, vedete qui, questo nuovo massimo qui a 1,80395, dove vedete che c'è questo forte supporto, resistenza, scusate, qui ha fatto questa pin bar, ci possiamo aspettare, andiamo a vedere mettendoci un, come si chiama, Fibonacci, possiamo tentare il ritracciamento di Fibonacci. Qua. E qui potrebbe andare a prendere, ritracciare perché c'è questa pin bar e andare verso la blu. Però questo è sul lungo termine, noi il trend rimane comunque long. Se andiamo a vederlo sui cicli inferiori, eccolo qua, sui cicli inferiori cosa vedete? Vedete che Australian dollaro, vedete che sta girando la media a blu, quella rossa anche lei, anche quella blu sono per il momento girare, chiaramente dovesse rompere questo supporto, blu potrebbe andare a prendere la gialla, però dobbiamo aspettare ancora la conferma. Qui se possiamo mettere un Fibonacci che ci potrebbe dare un aiuto, eccolo qua. Aspettate, Fibonacci, eccolo qua. Se noi tracciamo un Fibonacci qui possiamo vedere che ha già tracciato quasi a 61%, vedete, su questo minimo preso. Allora qua suggerisco di aspettare perché 61 Fibonacci e inoltre non è ancora confermato l'incrocio. Poi andiamo a vedere adesso NZD. Voglio vedere solo una cosa, se lo faccio più in piccolo, voglio vedere se mi dà i colori. No, non me l'ha ancora dati. Strano. Adesso andiamo a vedere NZD USD. Vedete che NZD USD è la fotocopia dell'Australian dollaro, vedete che ha fatto un diciamo triplo doppio massimo, vedete qua su questo forte supporto, vedete che ve lo faccio vedere, rimpicciolino, vedete che qui è molto forte, lo andiamo a tracciare col colore, vedete che qui avete
questo forte supporto, resistenza, scusate. Eccola qua. Adesso qui su questa resistenza il ciclo rimane sempre long al momento. Qui suggerisco adesso di andare a vedere i cicli più piccoli, che sono quelli che a noi interessano, perché per vedere cosa si potrebbe fare. Ed eccolo qua, vedete che dopo aver toccato questo massimo, vedete che il New Zealand si trova adesso al ribasso. Qua incomincia a incrociare, e possibile adesso il prossimo target potrebbe essere qui la linea gialla. Infatti, se prendo il mio qua posso farvi vedere che approssimativamente, andiamo a vedere come potrebbe vedere, e infatti la distanza è uguale, il prossimo target è la gialla. Poi andiamo a vedere adesso come si chiama, il gold, che ci interessa molto a noi, il gold, XAU USD, scusate, XAU USD. Eccolo qua il gold. Allora, gold, come potete vedere, lo vado a fare più piccolo, il ciclo rimane ancora al rialzo. Vedete che ci troviamo. Poi voglio fare anche una cosa molto importante. Voglio mettermi qui il mio canale, perché qui abbiamo un canale. Vedete? Posso mettere qua su questo, ma vado a mettere prima il canale, questo canale. Ok, poi qui abbiamo interessante vedere che i cicli sono ancora long. Vedete che mi vado a mettere anche questo qua. Eccolo qua. Ok. Scusate, ecco, lo metto continuato per il momento. Questo ci aiuta ad avere un'idea di come potrebbe andare. Allora, abbiamo detto che i cicli sono ancora long, vedete che, come potete vedere, sono long. Qui ha fatto, guardate qua, ha fatto un doppio massimo. Vedete che lo vado a segnarvelo qui, il doppio massimo. Vedete, eccolo qua, triplo massimo. Vedete che siamo su questa forte resistenza a 1344, che ha toccato venerdì. E adesso i tre cicli ancora sono long. Vedete che qui potrebbe essere partito un ciclo, vedete? Da questo minimo a questo minimo, andiamo a vedere quante sono le candele, che è quello che a me interessa soprattutto. Sono 111, partito un ciclo. Qui adesso dobbiamo aspettare che, se qualora dovesse rompere questo supporto e questa resistenza dinamica, potrebbe continuare la sua, come si chiama, la sua salita. Poi andiamo a vederlo adesso sui cicli inferiori. XAU USD, e vedete che sui cicli inferiori, sono un istante, non so perché, XAU USD. Scusate del tempo. Eccolo qua. Allora, cosa vedete? Vedete invece che sui cicli inferiori, a differenza dei cicli, abbiamo qui, attenzione, attenzione, media 4 giorni al ribasso e media a un giorno al rialzo, media a
come si chiama, la media a 2 giorni per aumento laterale, ma che dovete tenere conto è questo, è quella a 4 giorni. Al momento suggerisco di aspettare su entrare short, aspettiamo che giri anche la media a 1 giorno. Qui avete una pin bar, ricordatevi che qualora dovesse rompere i 1324 si potrà entrare short, però al momento dimenticatevi posizioni long, ma solo short, solo se rompe i 1324, perché vedete che sta iniziando a girare quella a 4 giorni. Poi andiamo a farlo più in grande e andiamo adesso a vedere il nostro US30, il Dow Jones. Eccolo qua, il Dow Jones. Dow Jones, come potete vedere, è se continua a macinare punti, vedete, al rialzo qui, scordatevi posizioni short. Per il momento siamo veramente sui massimi. E se andiamo a vedere US30 sui cicli inferiori, eccolo qua che ci sta formando i cicli inferiori, vedete che qui ha fatto un, andiamo a mettere un, scusate, eccolo qua, lo vado ad abbassare, ha fatto qui, vedete, un doppio massimo, vedete. Ciclo, vedete, a 4 gio 8 giorni resta long, ciclo a 4 giorni per il momento è ancora long, ciclo a 2 giorni, vedete che rimane long, questo sta per girare, qui potrebbe adesso ritornare a fare il pullback, vedete? Per il momento suggerisco di aspettare che rompa questa resistenza, qualora dovesse rompere potrebbe andare a fare il pullback. Per il momento direi long, faccio un approssimativamente, potrebbe per conferma, fammi solo una conferma, eccolo qua, dovrebbe andare a fare un nuovo massimo verso i 27.000, 26.203, però noi teniamoci a mente il pullback. Poi andiamo a vedere il DAX. DAX Scusate, DAX, eccolo qua. Il DAX vedete che ha fatto venerdì, io ero entrato, ho chiuso un profitto, è andato a fare il suo rialzo. Vedete che la media annuale è al rialzo, vedete che la media a un mese al rialzo, media sta incrociato e adesso suggerisco sul lungo termine di aprire solo posizioni long. Se andiamo a vedere il DAX su i cicli inferiori che a noi interessa, vedete che dopo questa fase laterale che avete vedete qua, il DAX è partito al rialzo, vedete che lo potete vedere voi stessi, vado a mettere che ha segnato, qui ha fatto un nuovo massimo. Vedete che il ciclo, vedete che qua ciclo 8 giorni, ciclo 4 giorni, ciclo 2, sono tutti al rialzo. Qua si possono aprire posizioni long attualmente. Vediamo solo dove potrebbe andare il nostro DAX. Per il momento mi segnalo solo una mia a vedere. Ha fatto, è andato un po' più del normale. Ci potrebbe stare un ritracciamento. Per il momento aspettiamo lunedì cosa succede con la candela, di come andrà a finire lunedì. Ricordo che al momento posizioni sono solo long, non short. Voglio solo segnarmi, vedere nel lungo termine, voglio farlo rimpicciolirlo che ci interessa per mettere i prossimi target, quali sono possibili target eccolo, un target potrebbe qui, ce le segniamo. Ricordo sempre una cosa molto importante, che quando tradate,
di usare sempre lo zoom e soprattutto anche di usare la media, come si chiama, il righello, perché vi può dare delle forti indicazioni. Qui abbiamo, vedete, ho messo i tre punti, i tre resistenti, dove i massimi che ha fatto, e questo ci aiuta. Per il momento solo posizioni long. Poi andiamo a vedere il VTI crude oil. Non so se l'ha cambiato VTI, l'hanno cambiato, non è qui, mi sembra che è GL1, così se non mi sbaglio. No, non è questo. Hanno cambiato veramente, vado a fare prima Audi NZD, vado a fare prima Australian New Zealand. Vedete che l'Australian New Zealand sul daily sta per girare. Vedete che siamo su annuale, qui sta per girare, qui ha fatto questo nuovo doppio massimo, ok, ciclo al momento su lungo termine long. Aspettiamo però conferma all'incrocio, e se vediamo Audi NZD sul breve termine, vedete che il ciclo a 4 giorni, ciclo a 2 giorni al rialzo, sono tutti al rialzo. Adesso potrebbe, sta facendo un ritracciamento, vedete, potrebbe adesso andare a prendere, anzi, per fare meglio le cose, noi adoperiamo Fibonacci che ci dà un aiuto. Faccio partire da questo, eccolo qua. Vedete che ha ritracciato per il momento 38%, potrebbe andare a prendere la rossa per poi ripartire long. Stiamo a vedere che cosa succede. Al momento aprire solo posizioni long e non andare short. Poi vado a vedere qua, scusate perché hanno cambiato le sigle trading, eccolo qua. Mi scuso di questo contrattempo. Un istante. Commodity, futuro, metallo, energy, potrebbe essere questo, energy, CL1, vedete che è CL1, allora CL1, ok. Ecco il crude oil, ve lo vedete che è a 64. Andiamo a vedere cosa ha fatto sul lungo termine. Vedete che il crude oil è long. Vedete che ve lo segno, no? Qui poi possiamo fare una cosa, tracciarci una media che ci segna. Eccolo qua. Scusate. Eccolo qua. Allora siamo sui massimi, vedete che qua siamo in un canale. Poi se andiamo a fare qui, me lo segno anche qua. Non lo posso tracciare come lo voglio io, lo lasciamo perdere. Ho solo questo come canale, vado a farlo più piccolo per vedere se no. Qui siamo all'interno veramente di un canale. Lo provo a vedere, a rimetterlo meglio. Solo un secondo. Come potete vedere, il
siamo all'interno di questo canale, siamo veramente in una, adesso attualmente siamo long. Qui lo short solo si dovesse invertire, rompere, chiudere sotto questa, diciamo sotto i 59, però al momento suggerisco di aspettare. Se andiamo a vedere le nostre, come si chiama, su CL1 qua, il crude oil, vedete che il crude oil al momento si trova short. Vedete che se lo guardiamo long è quello a 8 giorni, però ha già incrociato. Vedete che ha incrociato, adesso sembra che volesse ritornare al rialzo, perché vedete che se guardate, vi faccio vedere qualcosa di molto interessante. Guardate qua cosa ha fatto. Ok, ha fatto qui l'incrocio approssimativamente e vedete che se lo porto in più in basso è andato quasi un pochettino più giù del normale, però bene o male short, e adesso dovrebbe ritornare al rialzo. Vedete che sembra che dovrebbe girare, però aspettiamo, perché quello che conta è questo ciclo qua, quello sulle medie, come si chiama, sui trend inferiori. Vedete, questo me lo vado a tracciare in questo modo qua, per avere solo dei punti di riferimento che mi voglio segnare, ok? E mi segno anche questo, eccolo qua, e qui abbiamo questo cono, vedete, che ci potrà servire nel futuro. Trend di fondo rimane ancora short. E per finire, facciamo anche USD/MXN, dollaro messicano, che è l'ultima delle nostre analisi per oggi. Vedete che il messicano è tornato short, vedete, dopo aver fatto un 19,90, quasi raggiunto i 20, vedete che sta ritornando forse a fare un pullback verso i 19, i 18,44. Lo mettiamo qui. Trend di fondo rimane short. Se andiamo a vedere il messicano USD/MXN qua, vedete che il messicano, solo un istante, che stia caricando, eccolo qua. Vedete che fatto questo minimo, vedete, ha superato il minimo precedente. Eccolo qua, vedete che il trend di fondo, ve lo faccio vedere, è ancora short. Vedete che sembra che adesso sta a girare. Qualora dovesse rompere questo supporto, ma diciamo per sicurezza quello blu, allora avremo tutto lo spazio per ritornare al rialzo. Monitorare, questo è un cross per il momento da monitorare, staremo a vedere. Come potete vedere, abbiamo avuto delle informazioni interessanti. Monitorare euro-dollaro, attenzione allo yen, euro-dollaro so anche, attenzione, perché ci sono sul giapponese e sull'euro abbiamo i tassi di interesse. Guardate bene i cicli, e ricordo ancora una cosa per chi trada: usate sempre due cose importanti, il righello, e zoomate. Vi danno molti punti di riferimento. Io vi ringrazio, vi auguro ancora una buona domenica a tutti, a voi e alle vostre famiglie, e ci sentiamo lunedì.